Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio raccontare una storiella che non ha un autore, ma in quanto è frutto della, diciamo, tradizione culturale. Il titolo è L'asino che aveva imparato a non mangiare. Un contadino sciocco aveva un asino e lo faceva lavorare dalla mattina alla sera. Un giorno pensò: quest'asino mi costa troppo, voglio vedere se mi riesce di abituarlo a star senza mangiare. Cominciò a dargli un fascetto di fieno un po' più piccolo e mezzo mastelletto di biada invece di uno pieno. E l'asino naturalmente non poté protestare. Il giorno dopo il fascetto era ancora più piccolo e la biada copriva appena il fondo del mastelletto. Il contadino gongolava e diceva: che sciocco sono stato finora a spendere tanto denaro per l'asino quando si viene abituando a star digiuno. Cala oggi, cala domani, un bel giorno l'asinello ebbe appena un pugnetto d'erba. Parla, diceva il contadino, hai fame? E l'asino zitto, finché un giorno si piegò sulle zampe e non si alzò più. Che disgrazia! Gridava il contadino sciocco. Ora che avevo abituato l'asino a stare senza mangiare, m'è morto. Morale sociale della favola. La morale della storia può essere interpretata in diversi modi, ma in generale serve come critica verso coloro che non comprendono o non rispettano i bisogni fondamentali degli altri, aspettandosi risultati irrealistici o comportamenti contro natura. La storia mette in luce l'importanza della saggezza pratica e della comprensione delle necessità altrui. La storia può avere anche una morale politica, soprattutto applicata a questo governo di destra. Infatti, le politiche di austerità portate avanti dalla destra riducono drasticamente le risorse essenziali, come il cibo per l'asino, con l'intento di ottenere sostenibilità finanziaria o indipendenza economica. Queste politiche possono talvolta portare a conseguenze negative non anticipate, come il deterioramento della qualità della vita o, nel caso dell'asino, la morte. Questa storia può anche essere letta in chiave metaforica per comprendere il rischio di misure di responsabilità fiscale mal calibrate. La volontà di ridurre i costi, le tasse, il cibo per l'asino, senza valutare adeguatamente l'impatto su chi dipende da questi servizi essenziali, potrebbe portare a risultati controproducenti, analogamente a come il contadino portò l'asino alla morte. Una politica ben considerata, invece, dovrebbe trovare un giusto equilibrio tra responsabilità economica e supporto essenziale ai cittadini, così come il contadino non ha compreso i bisogni fondamentali del suo asino. Un governo potrebbe fallire nel suo dovere di provvedere ai bisogni della popolazione se non considera attentamente le conseguenze delle sue politiche e pensa solo agli interessi degli imprenditori. Questa favola può essere usata efficacemente anche in molti contesti educativi per discutere di temi come l'empatia, la responsabilità individuale e collettiva e le conseguenze delle azioni poco ponderate. Potrebbe anche essere un ottimo spunto per discutere le dinamiche di potere e le aspettative irrealistiche in vari aspetti della vita sociale e personale. In conclusione, l'avidità può rendere un uomo così cieco ai bisogni degli altri che finisce per distruggere ciò che sta cercando di conservare. Arrivederci e alla prossima riflessione sociale.